Ciao a tutti, oggi vediamo come formattare da USB. Prima cosa, formattiamo una chiavetta in FAT32. Dopodiché apriamo il nostro programma Win2Flash. Metto il link in descrizione per il download. Lo avviamo e seguiamo le istruzioni fino al termine dell'installazione. Ovviamente ricordatevi di recuperare tutti i driver che andranno poi reinstallati al riavvio e al termine della formattazione. Questo procedimento va bene sia per Windows 7, Windows 8 e per Windows XP. Una volta installato, andiamo nel Wizard Mode e praticamente selezioniamo nella spunta sotto la destinazione del file, ovvero la nostra chiavetta USB che abbiamo appena formattato. Invece sopra, il file di sorgente, dove noi andiamo a prendere il nostro CD Windows. Dopodiché andiamo OK. Vediamo che partirà un processo di trasferimento, ovvero il programma sta trasferendo il file dal CD alla nostra chiavetta. Appena terminato il processo, ci spostiamo sul nostro portatile ed entriamo nel BIOS. Selezioniamo la priorità di avvio del boot, impostando la nostra chiavetta come prima scelta. Salviamo le impostazioni con F10 e usciamo. Ora riavviamo e la prima scelta che ci appare è quella che dobbiamo scegliere. Proseguiamo nell'installazione, cancelliamo ogni partizione esistente. E in quella partizione, nello spazio, andiamo a formattare in NTFS e si avvierà la formattazione. Durerà parecchio perché con la chiavetta USB potrebbe durare anche 3-4 ore, però non dobbiamo fare altro che attendere. E riavvio il computer. Ed il gioco è fatto.